sono Pablo Arturo di Lorenzo, addetto stampa della CISL Cultura Campania. Ci troviamo qui oggi a Caserta, all'hotel Crown Plaza, e siamo in presenza del presidente dell'associazione culturale Maieutica, Gabriele Carice. L'associazione Maieutica in che cosa consiste? L'associazione Maieutica è un'associazione che agisce sul territorio di Marcianise e di Caserta da ormai 10 anni. È un insieme di ragazzi che svolgono la promozione culturale con tanta passione. Facciamo una serie di eventi durante l'anno, il più importante del quale è l'estate di San Martino, che è una festa di arte, di vino e di tradizioni popolari che si tiene a Marcianise, nell'impianto storico, ed è una festa molto importante perché attira l'attenzione da tutta Italia. Insomma, ci sono visitatori che vanno con il camper a Firenze per venirci a trovare. In sostanza sono delle stradine di impianto medievale, molto strette, 4 metri, che vengono addobbate nel corso della 2 giorni con delle fiaccole. Ci sono questi artisti itineranti lungo le strade, più il classico impianto sagrestico, più arte in generale, quindi mostre fotografiche, abbiamo delle mostre scultoree. È una cosa da vedere più che da raccontare. L'associazione Maieutica si occupa da quest'anno, oltre che agli appuntamenti classici annuali con gli artisti emergenti della scena rock italiana, quindi abbiamo avuto i ministri, una parte degli After Hours, una serie di gruppi che emergono e che a noi interessa promuovere, sempre tutto questo in maniera totalmente gratuita. Tutti gli eventi che facciamo sono all'ingresso gratuito. E dicevo, quest'anno ci occupiamo anche del primo festival del giallo e del giornalismo d'inchiesta del Meridione. Nel sud Italia esistono già altre realtà piccole di giallo, ma è la prima volta che si accosta il giallo con il giornalismo d'inchiesta. È un obiettivo importante, che vuole essere un appuntamento a cadenza annuale, motivo di attrazione turistica per la città. Che cos'è il Notturno Festival? È un contenitore all'interno del quale abbiamo una serie di elementi. Abbiamo gli incontri e le conferenze con i grossi nomi del giallo e del giornalismo. Quest'anno abbiamo avuto Rosaria Capacchione, Raffaella Calandra, più giallisti di taglio internazionale come Maurizio Di Giovanni, Diana Lama, Simonetta Santamaria, Giuseppe Pozzolino, tantissimi nomi che potete trovare su notturnofestival.it. A questo poi si aggiunge il teatro, quindi ogni sera della 2 giorni c'è il teatro giallo. Poi abbiamo dei concerti, poi ci sono delle proiezioni di film importanti del giallo internazionale, e a questo aggiungete 2 concorsi, un concorso internazionale di cortometraggi. Quest'anno abbiamo avuto dei cortometraggi da tutte le parti del mondo, da Los Angeles, dal Perù, dalla Spagna, degli italiani che hanno vinto questa prima edizione. È un concorso fotografico. Questo e tanto altro è il Notturno Festival. Trovate maggiori informazioni su notturnofestival.it. L'appuntamento è per il prossimo anno, tra maggio e giugno. Un'ultima battuta, voi avete utilizzato la formula cena con delitti, in che cosa consiste? Sì, la cena con delitti è la chiusura delle 2 sere, ed è a metà strada tra una rappresentazione teatrale e la cena vera e propria. Cioè praticamente c'è una rappresentazione che è tipo un Cluedo dal vivo, a un certo punto gli scappa il morto e i commensali diventano degli indagatori. Bisogna capire che cosa succede, il vincitore, cioè chi indovina l'assassino, ha un premio, che si tratta di libri del giallo classico, quindi Agatha Christie, dice, una cosa molto interessante e divertente. È un contatto vostro, come vi possiamo raggiungere? Allora, o tramite il sito di Maieutica, quindi Maieutica si trova la J, maieutica.it, oppure info@maieutica.it, o ancora info@notturnofestival.it.